Let's go, bitches. Questo è il mio primo canale, come voi sapete tutti, quello che comunque mi ha reso famoso con tantissimi iscritti, tantissime views, diciamo, quello su cui è iniziato tutta la mia storia su YouTube, streaming, eccetera, eccetera. E sono qua perché volevo chiedervi una cosa, dato che sto vedendo comunque il secondo canale, quello PowerTube, sta facendo fatica a crescere. E questo qui comunque è stato sempre il mio primo canale, ci sono molto affezionato, non l'ho cancellato come ho fatto per il canale fatto assieme a quelli di Megatube Creators, che era stata la mia seconda partnership. Quindi quello che vi volevo chiedere, che sono qui per chiedervi, è quanti di voi sono attivi su questo canale? Quanti di voi sono qua che comunque che sono ancora iscritti, che mi vedono nelle feed, eccetera, eccetera? Mi piacerebbe sapere questa cosa. Allo stesso tempo sono qua anche per parlarvi di altro, non solo diciamo, di questo ambiente di canale e di quello che sta accadendo a COD in Italia. E praticamente una cosa che mi dispiace vedere è che ci sono sempre meno team, ci sono sempre meno giocatori, ok, c'è qualche volto nuovo all'interno del competitive, ma sempre meno persone. Questa è una cosa che diciamo è molto brutta perché se guardate comunque in Europa giocano lo stesso, cioè non è una scusa dire è estate, è palesemente una scusa perché il competitive è una cosa, giocare casual è un'altra e sto cercando di far capire questa cosa, vorrei cercare di farvi capire che giocare competitive può essere un futuro qui in Italia e per questo sto per avviare un grandissimo progetto, dovrebbe diciamo partire a breve con un grande nome a livello non italiano ma internazionale. Spero che sarete tutti felici se questa cosa andrà in porto e avrò bisogno di tutto il vostro supporto. Quindi niente, vorrei sapere quanti di voi siete attivi qui e vorrei cercare attraverso questo grande brand con cui faremo diciamo, dei lavori assieme di pubblicizzare il mondo dell'esport, non solo su Call of Duty, perché esistono altri giochi, esistono altri mondi che pochi conoscono. Io sono un amante degli FPS, dei TPS, third person shooter, quindi è normale che giochi sempre a quei giochi. E vorrei far conoscere all'Italia il lato competitivo, come è successo con COD. Mi dispiace che da Modern Warfare 3, che ho iniziato a fare video, ci sia stato un incremento di persone che giocavano, partecipavano ai tornei. Il massimo c'è stato con il torneo di Pro Gaming, mi pare, il Personal Gamer 2 se non sbaglio, in cui c'erano 46 team, mi pare, di cui 30 si sono iscritti grazie al video che abbiamo fatto in collaborazione assieme con ESL. La cosa che mi dispiace è aver visto qui su Advanced Warfare partire bene e poi vedere un calo di giocatori, di persone e di interesse, e questo porta anche a non avere sponsor in Italia. Ma perché non ci sono sponsor? Prima di tutto, qui in Italia la nostra community ormai è diventata un teatro, e quindi il problema principale è che gli sponsor non vogliono investire diciamo, in un posto dove la community non è matura, non è abbastanza professionale. E quindi questo cosa vuol dire? Che gli investitori privati, diciamo, le persone che investono i propri soldi rischiano di buttare i loro soldi e alla fine di rinunciare a tutto questo. È una cosa che mi dispiace moltissimo. Spero non accada. Spero che forse si risolleverà Call of Duty con Black Ops 3. Spero anche grazie all'aiuto di questo brand. Mi dispiace veramente che in 2 anni comunque che ci ho messo attraverso comunque altre persone, attraverso molte altre persone che mi hanno aiutato in questo percorso, vedere tutto andare a scatafascio. Speriamo di risollevarlo. Comunque ritorniamo al topic principale, bitches. Quanti di voi siete attivi su questo canale? Io vi saluto, ci becchiamo al prossimo video. Let's go!